Abbiamo deciso di organizzare una giornata sull'intelligenza artificiale perché sappiamo che avrà un impatto sempre più significativo sulla vita di tutti i cittadini e abbiamo deciso di partire con una giornata di formazione e quindi abbiamo preso deputati e senatori, li abbiamo messi in una stanza a confrontarsi con scienziati, con accademici, con persone che di questo si occupano tutti i giorni perché abbiamo bisogno di aumentare le nostre conoscenze ma anzitutto il livello complessivo della nostra consapevolezza come legislatore rispetto alle implicazioni che l'intelligenza avrà sul futuro della società. E sappiamo che non interverrà solo su tutti i settori, che sia la medicina, il lavoro, la difesa, la scuola, l'impresa, ma sappiamo che anzitutto riguarderà la maniera in cui il decisore pubblico, quindi le pubbliche amministrazioni, il legislatore stesso, prenderà decisioni. Tra gli aspetti che come intergruppo sull'intelligenza artificiale vogliamo analizzare ce ne sono molti. Sicuramente uno molto importante e centrale che anche nel corso della giornata di oggi è stato sollecitato è quello sullo Stato di diritto. Ormai siamo in un'epoca in cui l'algoritmo impera su tutto e forse è il caso di metterci un po' a studiare qualcosa che faccia in modo che permetta che lo Stato di diritto resti umano.